Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlog video barra svuota la spesa barra non si sa cosa facciamo oggi. Insomma, siete abituate a come iniziano i miei video. Allora, stamattina mi sono svegliata mediamente presto. Oggi è giovedì, non mi ricordo di quale data sempre, ma dovremmo essere intorno all'11, qualcosa del genere. Allora, praticamente in questi giorni non ho registrato nulla perché purtroppo l'altro ieri sera Cristian è tornato a lavoro con la febbre, quindi abbiamo avuto dei giorni un po' di panico, anche se il medico comunque sia ha detto che era una tonsillite, aveva questa febbre alta per colpa di una tonsillite barra streptococco. Oggi è il secondo giorno che prende l'antibiotico e sta decisamente meglio. Ora si è alzato e in bagno che si sta lavando. Ho dei progetti. Ho dei progetti che riguardano la spesa. Però invece che il solito svuota la spesa, che sicuramente lo sarà, nel senso che devo andare a farla, mi sto un attimino incasinando con le parole, praticamente ve la spiego così: devo andare a fare la spesa e la devo andare a fare da Lidl, perché il volantino in questo periodo praticamente non avevano tante cose che riguardavano i soliti volantini della Lidl, data la situazione che stiamo passando, perché avevano bloccato un po' tutto. Adesso questa settimana c'è un volantino e speriamo che non sia scaduto, perché non mi ricordo che giorno scadeva, che comprendeva dell'abbigliamento per bambini. Allora, l'altro giorno sono andata a fare un po' di shopping da OVS, ve lo farò vedere dopo perché poi dovrò mettere tutto in lavatrice e disinfettare tutto, quindi vi farò vedere cosa ho preso per le bambine da OVS. Però devo andare da Lidl perché ci sono delle cose lo stesso che mi interessano, e Lidl è famoso per avere delle cose di qualità. La marca si chiama, mi sembra, Lupilu, una cosa del genere. E io, per quanto riguarda i prezzi e le cose che ho comprato da Lidl per le bambine, per me, tipo questa maglietta che ho addosso, che è molto semplice, in cotone e rimane lunghetta, l'ho comprata da Lidl, l'ho pagata 3,99 euro un po' di tempo fa. E mi pare che in questo volantino ci siano calze, magliette, pigiami, insomma vedrò cosa riuscirò a trovare e poi dovrò fare un po' di spesa, che non sarà una spesa troppo sostanziosa perché ho ancora molte cose della scorsa spesa. Vi lascio il link qua sopra nella scheda riferito a quello svuota la spesa Lidl. E poi se lo trovo andrò a comprare il famosissimo microonde della Silvercrest. Però devo verificare, dopo vi farò vedere la cucina dove ho intenzione di metterlo, perché io ho un angolo in cucina che è stato sempre molto criticato da voi, nel senso da chi mi ha lasciato i commenti, e da me. Quando è andata a sentire l'odore del braccio di Asia, poi ha preso il braccio e si era mosticato, senza altro non a fare niente. Questo angolo è stato sempre molto criticato perché praticamente io nella zona cucina ho un angolo molto criticato nella cucina, perché praticamente, se avete visto negli scorsi video, io ho il lavandino e alla destra del lavandino ho un bel pezzo di microonde che mi aveva regalato mia suocera un po' di tempo fa. Il microonde però non è un elettrodomestico che utilizzo per cucinare, sinceramente, io uso il forno. Per quanto riguarda il microonde, lo utilizzo solamente per scongelare, per scaldare le cose, quindi non mi serve un microonde così super dotato, mi serve proprio un microonde semplice. Ho una nicchia sopra il forno che potrebbe permettermi di mettere un microonde più piccolo e quindi liberare quella zona. Però ragazze, non voglio dilungarmi molto in questo discorso, perché se non trovo il microonde alla Lidl, quello della Silvercrest, e se non corrisponde con le misure che servono a me, è inutile pure che vi faccio questo discorso, ma vabbè, è un progetto che ho di cambiamento in cucina, quindi incrociamo le dita e vediamo se lo trovo. Quindi vi annuncio che in vari video
Non so se farli dedicati o farli stile vlog come succederà oggi perché è la prima volta che lo faccio. Farò una rubrica di recensione prodotti Lidl. Quando usciranno elettrodomestici della Silvercrest, potrebbero essere dei mobiletti, insomma prodotti nuovi, prodotti che potrebbero interessarvi. Infatti l'ultima volta, e vi lascio la scheda del video, ho fatto la recensione di un phone che era in circolazione da molto tempo, però l'ho comprato e ho voluto farvi una recensione ed è proprio il phone Silvercrest della Lidl. Quindi aspetto che Christian esce dal bagno, vi faccio salutare le bambine e poi ci aggiorniamo più tardi per il mini svuota la spesa per vedere se sono riuscita a comprare quello che mi sono prefissata di acquistare. Qua ci sono due bambine molto molto annoiate, talmente annoiate. Talmente annoiate che questa signorina stamattina si è svegliata dicendo che vuole un altro gatto, vero? Perché? Perché io ne voglio più due. Tanano, va bene? Ma se litigano questi gatti cosa fai? Li diciamo di? Smetterla. Di litigare. Li allontaniamo. Adè, non è bello che tu ti scaccoli mentre ti... Oh, questo naso. Allora, questa signorina nei prossimi giorni, esattamente a fine mese, dai, come vi ho anticipato, la devo portare a fare una visita allergologica, voglio perché purtroppo... E tu vuoi un altro gatto? E se sei allergica al gatto? Se sei allergica, come facciamo? Va bene. Dai, io vorrei un gatto bianco e nero. Bianco e nero, va bene. Comunque la devo portare dall'allergologo perché sta tutta la mattina col naso che cola. Quanti starnuti fai la mattina, Ade? 100. 100? Ne ho contato anche di più, veramente. Ciao, e tu signorina? Cosa stai facendo? La modella? Come ogni mattina? Tu sei una modella, sì, vero? Una modella, non una modella, una modella. Ma non è... Come, cosa vuol dire? Non si dice. Cosa ci va ic? E cos'è ci va ic? Lì. Lì. Sì, adesso vedo la ic. Una isc? Sì. X. Un'altra cosa, stamattina ho lavato un po' in terra, lavato il bagno, eccetera, eccetera. Qua come sempre ho delle cose appoggiate perché le sto smistando per darle a mia cognata e più tardi devo passare da mia mamma perché mi deve dare delle cose per le bambine, perché mia nipote ha 8 anni e praticamente ha delle cose da darmi più che altro per Adele e Steve. Non ho fatto i letti stamattina, ho lavato solo il bagno, ho dato una sistemata alla cucina perché, essendo che Christian stava male, devo togliere tutte le lenzuola e lavarle bene, 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 tipo a 60 gradi, e quindi più tardi dovrò anche mettere a posto le lenzuola. Quindi tanti progetti per la giornata, però non voglio che questo video duri troppo troppo troppo, quindi vediamo come riesco a gestire la questione della spesa, se già il video diventa troppo grande. Allora ragazze, sono appena tornata da fare la spesa, adesso come l'altra volta distribuisco tutto per categorie e vi faccio vedere tutto. Allora partiamo da questa zona. Allora, prima di tutto non è stata una spesa grandissima, sono andata principalmente per quelle cose che vi ho detto per le bambine e per il microonde che ho trovato, quindi molto velocemente vi faccio vedere: due confezioni di paninetti per hot dog, poi una confezione per panini per gli hamburger, poi Kinder cioccolato, i Mars, quindi schifoserie, le merendine per le bambine, le Kinder Brioche, queste semplici al latte, poi i biscotti simil gocciole, abbiamo finito completamente la Nutella e quindi la nostra scorta mensile. Dopodiché da questa parte abbiamo yogurt per le bambine, poi ho preso due confezioni di fragole perché devo fare la crostata con la crema pasticcera, il pane, ho trovato per la gioia di Asia che gli piace tantissimo una baby anguria, dei limoni, le banane, due di burro che devo mettere subito in frigo perché fuori c'era un caldo allucinante, infatti Asia qua
Se la sta già accarezzando. Lascia l'amore mio che la mangiamo dopo. Vi faccio vedere le cose del frigo, che non avevo molto spazio qua nella cucina perché il tavolo è già apparecchiato e non mi sono potuta mettere. Tre di formaggio. Ho preso questo yogurt alla greca e la mozzarella. Allora, poi ho comprato la vanillina, le uova non so se ve le ho già dette, del ketchup, cioccolato al latte con nocciole intere, e questo è buonissimo, è uguale identico quello, a quello della Ritter Sport, io me lo mangio praticamente in 4 giorni. Poi ho preso una confezione di succo di frutta alla pesca e due di come si chiamano questi filetti di petto di pollo panati, che li sto preferendo ai classici nuggets perché rimangono molto più morbidi. Poi del pan bauletto bianco. Qua dietro invece abbiamo del pane per tramezzino, in offerta c'era questo Colgate e l'ho preso. Ho comprato degli spazzolini per le bambine e degli spazzolini per noi. Poi qua dietro sfoglie croccanti, sono i cracker, e con questi mi trovo benissimo, e mi trovo bene anche con quelli di Eurospin. Sono le pastiglie per lavastoviglie tutto in uno della W5. Ora apriamo il freezer, perché questo l'ho dovuto mettere subito qua perché si stava completamente scongelando. Ve li faccio vedere. Non li ho mai provati, praticamente sono i cornetti alla nocciola. Questi li avevo comprati una volta da nonna Isa, di questa marca non li ho mai provati, e niente, si devono togliere la sera per farli lievitare e poi mettere in forno la mattina, quindi magari li proverò domani mattina e poi vi saprò dire. Dopodiché ho preso, ma non mi piace tantissimo questa lettiera, ma mi sono dovuta accontentare, queste due sacchetti di lettiera della Koshida. Dopodiché eccolo qua che l'ho trovato, spero veramente, almeno per le misure che ho preso, dovrebbe starci dove ho intenzione di metterlo. E questo è il microonde della Silvercrest, che costa 49 euro, e me lo stavo praticamente puntando da un sacco di tempo. Era aperto, l'ho detto al commesso, quindi sto conservando lo scontrino per la garanzia, e se dovessi avere problemi glielo riporto, quindi dopo vediamo come ci sta. Allora, è ora di pranzo, è tardissimo, quindi mangiamo e direttamente dopo vi farò vedere le cose di abbigliamento che ho comprato per le bambine alla Lidl, tanto questa cosa non mette a fuoco, e unirò insieme anche le cose di OVS che ho preso un po' di tempo fa, quindi riuscirò a fare una lavatrice, quindi ci aggiorniamo direttamente dopo pranzo. Allora, nel frattempo che la pasta cucina, vi faccio vedere la zona incriminata. Praticamente nei commenti mi avete sempre detto: Gabri, ma perché non togli quel microonde che prende tanto spazio nella zona della vicino al lavandino e lo metti nell'isola? Nell'isola non lo posso mettere perché sinceramente, ragazzi, se io dovessi mettere un microonde così grande nell'isola, a parte che mi prenderebbe un sacco di spazio, ma comunque sia risulterebbe la parte di dietro a vista, perché essendo un'isola si vedrebbe la parte di dietro e sinceramente non mi piace tanto. Quindi è un microonde buonissimo dell'LG, ce l'ho da un sacco di anni e ce l'aveva altrettanto da un sacco di anni mia suocera. Funziona benissimo, ha un sacco di funzioni, ma non mi serve, nel senso non lo uso come lo dovrei usare, quindi chiederò a mia suocera se magari lo rivolo indietro o non so cosa farci. Praticamente io ho questa zona qua su che non è sfruttata assolutamente, perché ci sono c'è lo Scottex, qualche libro di cucina del Bimby, quindi se sono fortunata, se le misure che ho preso sono giuste, che sembrerà strano questo ragionamento, perché se le misure non erano giuste non lo prendevo. Però ho due opzioni: o mettere il microonde qua e vedere se ci sta, è un microonde da 17 litri, e quindi questo va via e vedrò come risistemare questa zona della cucina. Oppure sinceramente toglierò questo contenitore della frutta e il microonde starà qua in un angoletto sopra questo carrellino. So che magari non è tanto bello, ma lo preferisco rispetto all'occuparmi tutta quella zona in cucina. Poi successivamente vedrò se magari creare una mensola qua, fare qualcosa, ma il microonde lì non lo posso più vedere.
Eccolo qua il microonde che vi dicevo, è un semplicissimo microonde con due manopole, quindi niente che si avvicini minimamente a quello che ho. E riscalda e scongela, quindi vi faccio vedere l'interno, che adesso è tutto quanto imballato, al piatto che gira, insomma un semplice microonde, però come grandezza spero che ci stia. E poi lo proveremo insieme per vedere se effettivamente funziona bene. Ragazze, sono contentissima perché ci sta perfettamente. Anzi, a sinistra e a destra c'è anche spazio, nel senso non dà quella sensazione di ingombro. Infatti probabilmente riuscirò a metterlo un pochettino indietro. Vi faccio vedere dopo, quando sposto quest'altro microonde, insomma come risulta poi la parete della cucina. Allora, eccoci qua ragazze, così e senza microonde, quindi come potete vedere ho messo la macchinetta del caffè qua, che in origine l'avevo messa qua, però servendomi uno spazio per appoggiare i piatti quando li sciacquavo avevo tolto tutto, e questa era nell'isola vicino al bimbi, quindi ho rimesso la macchinetta del caffè qua in questo angolo. Questo barattolo è assolutamente momentaneo perché ne voglio prendere uno più carino, sinceramente questo ha la faccia ma serve solo per avere le cialde qua a portata di mano. Dopodiché qua è tutto uguale, c'è il vassoio che c'era prima e qua è da organizzare, nel senso vorrei lasciare questo spazio totalmente libero, proprio come per usarlo come piano di lavoro, e magari qua nell'angoletto mettere una decorazione, qualcosa di carino, insomma nei commenti fatemi anche, datemi qualche suggerimento. E quindi qua su troviamo il microonde, piccolo, non è ingombrante per niente, e quindi ho recuperato questo spazio che in tante me l'avete detto nel corso dei video, perché non togli il microonde grande, te lo metti nell'isola, però ho preferito direttamente comprare questo e quindi ho fatto praticamente, ho seguito il consiglio che mi avete dato. Questo è il microonde, vi faccio vedere, ve l'ho fatto vedere anche prima, è 17 litri, quindi molto piccolo, a me va benissimo così. E ha la funzione, praticamente le varie funzioni, ha la funzione di scongelamento, le varie potenze, e poi qua c'è il semplice tasto, vi faccio vedere, c'è la semplice manovella, che adesso il microonde è staccato dalla spina quindi non ve lo posso far vedere, lo giri, imposti e lui finisce di scaldare o scongelare gli alimenti. Ora prendo il bustone di OVS dello shopping fatto qualche giorno fa per le bambine, vi faccio vedere tutto e vi faccio anche vedere le cose che ho comprato stamattina alla Lidl, e vi consiglio di andarci perché il volantino mi sa che scade domenica o sabato, non mi ricordo, oggi è giovedì, perché ho preso un bel po' di cose e ho speso solo una trentina di euro, quindi adesso ci sediamo un attimo e vi faccio vedere tutto. Allora ragazze, sono qua sopra il mio letto ancora sfatto perché devo cambiare ancora le lenzuola, però vi voglio far vedere al volo le cose che ho comprato. Allora iniziamo subito con le cose della Lidl, e vi dicevo appunto che queste cose le ho pagate dai 4,99 a 1,99 euro. Il prezzo più basso si riferisce alle calze, quindi allora diciamo che come cotone io con la marca Lupilu mi sono sempre trovata bene. Per quanto riguarda le fantasie non è che mi fanno impazzire, però i bambini hanno bisogno di tanti cambi, soprattutto d'estate sinceramente, e quindi ho comprato perché comunque erano dei prezzi competitivi e siamo in un periodo in cui non è che posso girare tutti i negozi, che no, quello che trovo prendo. Quindi inizio subito col farvi vedere quello che ho acquistato. Allora, per quanto riguarda i leggings, venivano 3,99 euro e sono pacchi da 2. Ho comprato questo che ha la fantasia blu e la fantasia grigia con granchi, conchiglie eccetera eccetera. E bene o male come fantasie sono abbinate alle magliette che ci sono lo stesso in pacchi da 2. Poi ho comprato questi due pacchi sempre da 2 leggings corti, sono sotto il ginocchio questi, e queste sono fantasie semplici rosa e grigie, li ho comprati 4 perché li uso quotidianamente, quindi come prezzo andava bene e ne ho preso di più.
Dopodiché un altro, sono taglie differenti per Asia e Adele, e un altro sempre così, blu con i granchi e conchiglie. Per quanto riguarda le magliette, scusate ho sbagliato prima a dirlo, sono pacchi da 3. Sono queste fantasie, sempre riguardanti il mare diciamo, e queste fantasie qua. Non so se riuscite a vederlo, ok, adesso ha messo a fuoco. Lo stesso vi voglio dire proprio dallo scontrino quanto vengono. 4,99 € il pacco da 3 per quanto riguarda le t-shirt. I leggings lo stesso 4,99 € per quanto riguarda i pacchi da 2. Dopodiché sempre per quanto riguarda la spesa Lidl, ho comprato questo vestitino che mi dispiace di non aver trovato in un'altra taglia. Questo praticamente lo userà Adele, ma anche Asia, vediamo quanto gli sarà corto. Ed è questo qua, grigio semplice, lo stesso con una collana disegnata con stelle marine, conchiglie eccetera eccetera. Questo vestito l'ho pagato sempre 4,99 €, oddio non lo sto trovando, però dovrebbe essere 4,99 €. Poi ho comprato queste due tutine che sono le classiche tutine da mare. Io le compro ogni anno per le bambine, sia per andare al mare sia per andare in giro, non è che mi metto problemi. E c'è questa qua blu con un polipo disegnato rosa e questa rosa che ha un fiocchettino, è lo stesso, sempre decorazioni riguardanti il mare. Queste tutine addirittura le ho pagate 3,99 € l'una. Ho comprato anche dei pigiami per tutti e due, ne ho comprato due, ho comprato questo di Frozen, carinissimo, addirittura sono a manica lunga, cioè sono, sono a manica corta, mi stavo confondendo con quelli presi da OVS, a manica corta, pantalone lungo che in questo periodo vanno bene per la temperatura che abbiamo e venivano addirittura 3,99 € l'uno. Contate che tutti abbigliamento in puro cotone, quindi va benissimo, cioè soprattutto per i bambini che sono un po' allergici, delicati di pelle, va bene. Dopodiché ho comprato sempre a manica corta, e questo era stato aperto, però vabbè, tanto deve entrare tutto in lavatrice, questo pigiama dei My Little Pony con questo pantalone bellissimo, sempre in cotone. E lo stesso veniva 3,99 € e ne ho preso due. Per finire, che venivano 1,99 € il pacco, ho comprato delle calzine corte, stessa fantasia, perché c'erano solo queste di fantasie. Per quanto riguarda il mega 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 shopping OVS, insomma, spero veramente che non vi sto annoiando, vi faccio vedere tutto molto velocemente. Ne ho approfittato perché comunque i negozi, almeno nella nostra città, hanno riaperto, almeno il settore bambini, e soprattutto per Adele sono in crisi, perché Adele ha una corporatura, cioè rimane alta ma molto magra, quindi magari per i leggings estivi riesco anche a cavarmela, perché se è corto, pazienza, nel senso un leggings estivo non mi interessa che arrivi alla caviglia, e di vita mi arrangio. Però per quanto riguarda questo periodo in particolare, che magari non li voglio mettere il pantalone pesante perché ormai c'è abbastanza caldo, li voglio mettere un leggings lungo, leggero, non avevo assolutamente nulla. Quindi vi faccio vedere velocemente quello che ho preso, ed è una spesa che riguarda più Adele, ma non vi nego che certe cose stanno tranquillamente anche ad Asia, perché Asia ha comunque una corporatura molto diversa da Adele, e certe cose di 5-6 anni gli stanno già. Magari non andiamo bene in lunghezza, però si possono adattare la maggior parte delle cose. Quindi ho comprato, soprattutto per questo periodo, questa felpa blu che ha queste farfalline bellissime, molto semplice, perché io parto sempre dal presupposto, quando faccio acquisti per le bambine nel cambio di stagione, di comprare una base di abbigliamento basico, nel senso cose semplici. Poi mano a mano che si va avanti mi dedico di più a comprare degli outfit un pochettino più eleganti, più elaborati, ma in questo periodo sinceramente non ce lo possiamo permettere,
quindi sono andata proprio sul semplice. Vediamo se riesco a prendere le cose in ordine, ma non credo. Ho comprato questo leggings semplice con lo sfondo grigio e con questi fiocchettini blu, sempre della stessa fantasia, però con lo sfondo blu e i fiocchettini grigi. Un'altra serie di leggings sempre lunghi, molto semplici. Allora, questo qua è semplice e blu scuro, mentre questo qua ce l'avevo già nella versione invernale nero e l'ho ritrovato, non so se mette a fuoco, grigio, e ha tutti questi cuoricini ai lati. Poi questo leggings con i fiorellini mi piaceva tantissimo, io amo le cose con i fiori, soprattutto per le bambine. E poi quest'altro grigio, sempre, sono tutti leggings lunghi questi, non ho preso leggings corti, almeno credo di non averne presi. Un altro leggings con le stelline questa volta. Poi una felpa, quella era blu, questa è rosa, però questa differenza è proprio semplice, non ha nessun tipo di decorazione o disegno. Poi non c'entra niente, ho comprato della sciaca, di questi diciamo rettangoli di ogni lato per le unghie, limano, insomma fanno un sacco di cose, veniva 2,99 euro, l'ho preso perché vorrei riuscire a togliere soprattutto da qua il residuo del semi permanente, che fa veramente schifo oltretutto. Poi ogni volta che vado a fare shopping per le bambine li compro dei pacchi di mutande, ho comprato queste qua con la decorazione di Titti e queste qua con la decorazione delle principesse. Poi forse abbiamo finito con i pantaloni, iniziamo con le magliette, spero di darvi qualche spunto per lo shopping per le vostre bambine. Ho comprato questa maglietta troppo bellina con i fiocchettini. Poi un altro appunto per quanto riguarda OVS, mi trovo benissimo perché comunque ha dei prezzi competitivi, un buon tessuto. E queste cose la maggior parte io le trovo nei tavoli dove c'è appunto le cose basiche, le cose proprio che costano poco, 4,95 euro, scusate non mi ricordo il prezzo delle magliette, sì 4,95 euro, i leggings 5 euro, insomma prezzi bassi. E la verità, hanno una resa, se trattati bene, se lavati nella giusta maniera, buonissima. Quindi continuo a farvi vedere le magliette, queste per esempio vengono 4,95 euro, ho comprato questa con le fragole, questa con le bambine sedute, poi quest'altra con scritto Hello Summer con i cactus, quest'altra sempre con una bambina e un lama, poi quest'altra con i cactus, lo stesso, bellissima, questa con una bambina con la fascia, sono leggermente più elegantine queste. Questa come fascia prezzo invece un pochettino più alta, perché era nella parete, non nei tavoli, ma me ne sono innamorata, vedete come ha le maniche con tutti questi volan, ha un fiore blu, è bellissima e viene 12,95 euro, però sempre prezzi molto molto accessibili. Poi c'è questa qua con questa scritta semplice a maniche corte. Poi Adele soprattutto non sopporta certe cose, non sopporta le camicie, non sopporta le cose che magari hanno delle spalline non proprio regolari, insomma è un problema vestirla, è come me, si veste semplice. Poi per questo periodo ho comprato dei pigiami, non tantissimi ragazze, perché ogni anno mi fa sempre la stessa storia. Quando vado a fare shopping di metà stagione, cioè vado a prendere dei pigiami che le bambine possano utilizzare ma che non le scopra più di tanto, quindi cotone leggero, manica lunga, pantalone lungo,
Qua in Sardegna puntualmente scoppia il caldo e ci ritroviamo tutti in canottiere e mutande a dormire, perché succede sempre così. Addirittura quando fa molto 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 caldo, sono costretta, soprattutto con Asia, a non mettergli neanche la canottiera, perché suda tantissimo. E puntualmente questi benedetti pigiami di mezza stagione, un anno mi aveva fregato, ne avevo preso 3-4, non li avevano proprio utilizzati, perché il giorno dopo che li avevo comprati era scoppiato il caldo, e quindi evito di prenderne troppi, perché è uno spreco di soldi assoluto. Comunque ve li faccio vedere, speriamo di utilizzarli un pochettino. C'è questo qua con le righe blu, questo cuore, questa scritta centrale, e un semplice pantalone leggero blu lungo. E dopodiché c'è quest'altro, uno è di Adele, uno di Asia. Questo qua con questa bellissima bimba con gli occhiali rossi disegnata alle righe blu, e il pantalone spettacolare, perché mi piace tantissimo, cioè questi pigiami me li metterei io, ragazze, me li metterei io, e ha le righe rosse, quindi come pigiami non mi frega più. Magari invece quest'anno era meglio comprarne di più. Per finire vi lascio libere, spero che abbiate visto il video fino alla fine, ma ho notato che lo shopping per i bambini non è tanto visto, nel senso non interessa tanto, però io sono mamma, ragazze, io faccio shopping per loro, e la verità poco per me, ma perché sono adulta, il mio massimo di crescita l'ho raggiunto, quindi riutilizzo sempre le stesse cose. Però vi voglio avvisare che i miei prossimi video, e speriamo che mi arrivi presto, perché questa volta stanno ritardando un po' quelli di Shein, ho fatto un nuovo ordine da Shein in cui ho messo non tantissime cose, però qualcosina di interessante, speriamo che arrivi presto così ve lo posso far vedere. Ultimo, calze, quindi con le calze siamo a posto, credo di essere a posto in generale, nel senso ho pantaloni, ho magliette, cambi a voglia. L'unica cosa è che se mai dovesse ricominciare la situazione a stabilizzarsi, che riusciamo a uscire da questa bruttissima situazione, in molte mi state anche chiedendo se andremo al mare quest'anno, ragazze, non lo so, perché qua in Sardegna, nonostante che non abbiamo chissà quanti contagi, giustamente stanno mettendo delle restrizioni e addirittura stanno pensando, non so se sia vera questa cosa, l'ho letta da varie parti, di dover prenotare la spiaggia, di tante cose, che devi stare a distanza di 5 metri, bambini non possono giocare insieme, non so quante cose devi disinfettare, ragazze, non lo so se andiamo quest'anno. Per noi è veramente un colpo al cuore, per noi sardi non andare al mare, ma già potrebbe essere considerato uno stress andarci con i bambini, perché sapete quanto gli devi stare dietro, poi più chi ha bambini molto piccoli. Io sono già in una fase che loro sono un po' più indipendenti, però l'occhio ce lo devi mettere lo stesso, non è che le puoi lasciare allo sbaraglio. Quindi immaginatevi cosa può essere andare al mare con tutte queste restrizioni. Non lo so come andrà a finire, non so se rinuncerò al mare o se magari mi organizzerò insieme ai miei parenti, magari in campagna di mia suocera, o io, non lo so, comunque, a comprare una piscina di quelle anche smontabili che lasci fuori terra e farli fare i bagnetti lì. Purtroppo quest'anno ci è capitato questa brutta situazione, quindi dobbiamo resistere, ci dobbiamo adattare, ma sinceramente se le restrizioni sono così tante, non credo che sia molto molto bello per i bambini andarci. Comunque io chiudo qua il video. Spero che vi sia piaciuto il cambiamento che ho fatto in cucina. Fatemi sapere nei commenti cosa avreste cambiato, insomma datemi dei suggerimenti. Ci sono tante altre cose che in casa mia dovrei cambiare, piano piano le facciamo. E niente, spero che vi sia piaciuto anche questo shopping. Io come sempre vi invito a iscrivervi al canale cliccando il pulsante rosso qua sotto. E mi raccomando, una cosa che vi voglio dire: solo il 10% dei miei iscritti ha le notifiche attive.
Molte volte uno la notifica non la vuole e finisce lì. Però ho notato, perché è un errore che ho fatto io, che disattivando dal computer le notifiche di YouTube, quelle notifiche che vi escono alla destra dello schermo in basso, le ho disattivate senza volere anche nel cellulare, perché gli account sono collegati. E quindi ho dovuto togliere questa impostazione, perché sennò a me dei canali a cui sono iscritta non mi arrivava più notifica. Quindi mi raccomando, controllate di avere le notifiche attive, perché molti di voi mi stanno dicendo che la notifica dei miei video non gli arriva. Io vi mando un bacio, ragazze, ci aggiorneremo più avanti con vlog, video vari, e niente, vi auguro una buonissima giornata, al prossimo video, ciao ciao!